Salvatore, Salvatore Rau, tempiese, hot doc. Sì. Io purtroppo ho perso il momento in cui tu hai dato dimostrazione di un qualche cosa che adesso vediamo qua per terra, che sono delle palle con delle maniglie. Sono delle maniglie, vengono chiamate kettlebell, sono degli attrezzi ginnici che venivano utilizzati eticamente dai greci per condizionare il fisico in preparazione alle attività sportive. Più in là sono state utilizzate anche dai russi e ci sono vari pesi. Questo qui è 20 kg, si parte da un minimo di 4 kg si arriva anche sui 90 kg, però per i 90 kg bisogna avere una certa preparazione. Diciamo che sono tutti movimenti multiarticolari, nel senso che coinvolgono diversi distretti muscolari, sì. Quindi è utile per la preparazione, la condizione negli sport da combattimento. Sì. Sono dei movimenti abbastanza semplici, ci vuole soltanto un pochettino di preparazione. Tu fai anche Wing Chun, insomma, da quello che ho capito. Sì, sono un allievo di Pierpaolo. Di Pierpaolo, sto iniziando anche io a fare un po' di arti marziali. Sì. E ti sta aiutando il fatto che comunque stai... Sì, ti aiuta perché ti dà diciamo che si lavora con l'allenamento delle kettlebell, sia una forza esplosiva. Quindi nei sport da combattimento è molto utile. Sì. Poi si ha un condizionamento, quindi si ha maggiore resistenza muscolare e anche maggiore resistenza cardiorespiratoria. Adesso se vuole le faccio vedere certo. Qualche movimento semplice, i movimenti basi. Certo. Il movimento base è lo swing e sarebbe questo movimento qua. Sì. Questo è uno dei movimenti. L'altro movimento base è lo snatch, che è questo qua. Si fa solo un braccio, si tira su, si mantiene su questo. Ecco, ricordiamo che sono sempre 20 kg che stai tirando su, eh. Sì, questo è vero. Un po' di allenamento, si riesce, è ok. Sì. Quindi sono vari nomi che vengono dati ai movimenti per ricordarli delle, perché per un altro sport la competizione si fa legale. Certo. Questo si chiama jerking clean. Si appoggia, lasci più avanti, su. Possono anche inventare. Possono sostituire i vari attrezzi da palestra e questo qua può sostituire il bilanciere e andiamo a fare uno squat. Andiamo a lavorare con le spalle. Il tapezio. Con i bicipiti. Ecco, questi sono praticamente delle varianti rispetto al classico sollevamento pesi, insomma. Sì, fondamentalmente sì. Decisamente anche più divertente, pesi. Insomma, a prescindere dal fatto che si tratta sempre di pesi sostanziosi. Sì, fondamentalmente si fa molto, è molto più divertente. Pesi, queste sono delle varianti, chiaramente l'attrezzo cambia. Senti, quanti praticanti ci stanno di questo tipo di Nella disciplina? Palestra ci possono stare dai fino ai 15 partecipanti per lezione. E le segui tu le lezioni? Sì, le seguo le io. Segui tu. Ho capito, mentre i praticanti in generale quanti possono essere qua in
in Sardegna, in Italia, insomma. Dunque, è uno sport in crescita. Che è in crescita, molto in crescita, perché è stata rivalutata e c'è stata un'esplosione. Ci sono vari corsi adesso di kettlebell, si riesce a... prima bisognava spostarsi un po', invece adesso anche in Sardegna ci sono delle palestre sta aumentando. Si stanno spostando. Associati magari ad altre discipline come il Wing Chun in questo caso. Sì, cioè... anche perché poi, ripeto, è un attrezzo che è propedeutico per le attività da combattimento. Esattamente. Perché dà molta forza e dà molta resistenza. E potenzia anche, chiaramente, che insomma ho visto chiaramente serve anche i muscoli interessati in tutti gli esercizi che ci hai fatto vedere, sono davvero tantissimi, praticamente tutti. Soltanto in questo movimento andiamo a far lavorare gambe, spalle, braccia, dorso, tutti i movimenti. E hai il vantaggio che la presa è abbastanza sicura e non compromette. Io sto immaginando una cosa, Salvatore, cioè quando si tirano su 90 kg sopra la testa in quel modo, allora, o farli roteare come li hai fatto. No, vabbè, con le kettlebell da 90 kg vabbè, sono utilizzate proprio per nel sollevamento pesi di sollevatori di grosso calibro, però sono soltanto alcuni movimenti, cioè questi movimenti qua non si fanno, l'unico movimento che si fa con i pesi molto alti è soltanto questo qua. È questo simile al sollevamento pesi che prevede... Sì, si fa solo con un braccio. Però diciamo che il massimo peso massimo delle competizioni è di 32 kg. Tu hai fatto con 20, insomma, non è una cosa da poco. Lo fai anche con 30? Lo fai anche con 32? No, con 32 non ci sei ancora arrivato. Si riesce, però diciamo che per fare un allenamento di un'ora. Sono degli scalini, in poche parole, di crescita anche muscolare che ti permetterà. Poi si va a lavorare un pochettino troppo sulla colonna vertebrale e quindi magari andiamo a creare dei danni. Quindi bisogna chiaramente, come tutti quanti gli sport, andare piano piano. Grazie Salvatore, gentilissimo. Benvenuto a Massimo Giammarinaro e a Pierpaolo Carboni, anche quest'oggi all'ufficio turistico, meno male, perché insomma fa un freddo cane fuori, per una seconda volta per te, Massimo. Sì, la seconda volta, sì, effettivamente sì. Con questo sport meraviglioso che è il Wing Chun, ecco. sei un maestro, insomma, a tutti gli effetti. Per la seconda volta sei qui in Sardegna per una giornata credo di approfondimento. Come hai trovato intanto rispetto a giugno quando sei venuto la volta scorsa? Sicuramente migliorati, ma questo è merito del mio istruttore Pierpaolo, sì, che lavora incessantemente su tecniche, i principi, idee. Invece è una cosa che una volta acquisita cresce dentro e è una passione che va da sé, poi nel senso che fondamentalmente ci si allena, si sta insieme, si socializza. Ora questa è la seconda volta, tornerò in primavera e organizzeremo anche delle manifestazioni. Devi parlare di marzo, insomma, per qualche cosa di... Sì, probabilmente sì, dobbiamo metterci d'accordo. Metterti d'accordo, sì. Pierpaolo, la palestra sta andando bene, è in crescita, hai acquisito rispetto alla volta precedente qualche allievo in più, ho visto anche quest'oggi ci sono delle facce nuove che la volta scorsa non c'erano, credo che insomma ti possa ritenere soddisfatto di questo. Sicuramente sì. Ci hai fatto una buona pubblicità. Non dipende da me, dipende da te, evidentemente, perché lavori bene, perché si può fare la pubblicità del mondo, ma se il prodotto poi non vale, va da nessuna parte. I ragazzi sono contenti e penso che questa alla fine sia la pubblicità migliore. Si divertono molto, visto i bambini divertirsi davvero. Anche gli adulti. E anche gli adulti, insomma. Tra le tante facce, non lo diciamo il nome, però c'era una persona che ha un ruolo qua istituzionale ben preciso, insomma. Certo. La sua presenza che cosa è dovuta secondo te? Ma secondo me la curiosità per prima, c'era a sentire qualcosa. Poi perché avrebbe anche un interesse suo professionale. Ah. Sì.
Bene. Su quello che fa per la sicurezza. Bene, Massimo, io vi ringrazio, giusto una breve parentesi, giusto per ricordare che quest'oggi all'ufficio turistico c'era questa manifestazione, era una giornata aperta al pubblico, le madri insomma erano piuttosto soddisfatte e quindi ci rivedremo a marzo. Ci rivedremo a marzo. Grazie ancora. Grazie a te. Ciao.